E ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' alternativo perché, ragazzi, si muore di caldo, fa troppo caldo, quindi anche i cervelli fumano e molti di voi probabilmente stanno facendo una gita fuori porta, stanno iniziando ad andare sulle prime spiagge e quindi diciamo dobbiamo essere più leggeri nel video di oggi. Un video che farà un'analisi dei mercati su un argomento specifico che è questo. Bitcoin è in questo momento in grado di continuare questo trend rialzista per un po' di tempo? Ci sono dei prezzi che potrà raggiungere molto più elevati rispetto a quelli attuali? Ed infine la domanda clou che tutti voi probabilmente si stanno facendo già da un po': se abbiamo perso il treno su Bitcoin, avevo fatto un video qualche tempo fa, quindi se abbiamo perso il treno e non siamo entrati, questi prezzi attuali e gli eventuali ingressi che potranno avvenire da qui ai prossimi giorni possono essere validi per un ingresso di lungo periodo? Badate bene, ragazzi, non di trading, ma di lungo periodo, medio periodo, per poter portare a casa qualche dindino, anche se non siete entrati ai prezzi giusti, che era al breakout dei 4.400 dollari. Si può fare ancora? Quanta fetta di torta è rimasta? Questo è quello che facciamo in questo video. Vedremo l'attuale situazione di Bitcoin sul nostro grafico, quello che vi avevo fatto nel video. Se avete perso il treno, entrate qui. Eravamo a 5.000 qualcosa e vi faccio vedere tutti gli ingressi. C'è stato anche l'ultimo, quello proprio estremo, diciamo, che è avvenuto la settimana scorsa. E poi faremo una cosa, una chicca alla fine del video. Andremo a vedere invece un'analisi alternativa sul settimanale di Bitcoin in chiave logaritmica per vedere se effettivamente c'è spazio nei prossimi mesi per raggiungere livelli interessanti di eventuale profitto se qualcuno di voi volesse entrare oggi. Quindi un argomento bellissimo, fresco, non eccessivo, perché non faremo diciamo un'analisi estremamente complessa. Quindi state incollati al grafico, perché tra l'altro non ci saranno neanche tagli, ragazzi, in questo video. Sarà un video estremamente freestyle, chiamiamolo così. Allora, dove posizionare lo stop loss se avete fatto questi ingressi? Questo è il grafico che abbiamo. Intanto, ragazzi, vediamo se vi faccio un ingrandimento. Eccolo qui. È il grafico che abbiamo analizzato nel mio video dove entrare se avete perso l'ingresso su Bitcoin. Eravamo qui più o meno in queste fasi. Abbiamo avuto due tipologie di ingresso, tre veramente, perché l'ultima è questa, anzi, facciamola proprio indicare dalla nostra freccetta verde. Quindi abbiamo avuto un ingresso a 6.000, un ingresso a 7.100 più o meno qui, ragazzi, e poi l'ultimo, in teoria il più rischioso di tutti, quindi quello più diciamo fricco, l'ultimo pezzettino di capitale che era rimasto a 8.600. Se qualcuno di voi ha effettuato questi tipi di ingressi, così come erano stati indicati in quel video, si è chiesto poi, e me l'avete anche chiesto nei commenti, dove posiziono lo stop. Lo stop va posizionato, ragazzi, intanto secondo la vostra strategia. Se siete degli holders di lunghissimo periodo, potete posizionare anche lo stop in linea di massima, lo potete anche posizionare qui. Vedete, quindi proprio alla rottura del canale, insomma, che sta reggendo questo rialzo, ma è un po' molto distante. Io direi che una bella fetta, diciamo, degli ingressi che sono avvenuti in questa parte al momento devono essere liquidati più o meno di sotto dei 6.8, con conferma e close daily almeno. Ok? Sì, diciamo, se Bitcoin ci darà un nuovo tipo di stop loss, che potrebbe essere questo qui più o meno i 7.2, sarà
poi in futuro, lo vedremo in futuro, sicuramente sarebbe meglio per avere più margine di guadagno. Diciamo che qui si guadagnerebbe solo con la prima posizione e quindi in sostanza una chiusura in pareggio, ma se succede questo il mercato è estremamente rischioso. Se invece volete mantenere questi ingressi, se li avete fatti per un periodo molto lungo, quindi anni, insomma cavalcare il mercato, la vera inversione di trend avviene sempre solo alla rottura di questa linea, quindi comunque ce ne va acqua, ragazzi, ce n'è proprio tanta ancora. Allora, questi sono tutti i livelli di ingresso per chi aveva perso il treno, l'avevo indicati nei periodi nel mese precedente, trovate il video, vediamo se ve lo linko qui su, e questo è quello che il mercato sta facendo. Allora, questa fase di presa di diciamo di profitto da parte di Bitcoin dopo la rottura, il tentato rottura che non è mai avvenuta dai 9.000 dollari, è una fase da prendere come una fase di riposo, quindi il trend di Bitcoin potrà poi iniziare a galoppare, oppure è una fase che noi dobbiamo considerare come una fase di equilibrio di medio periodo, e quindi probabilmente nei prossimi mesi vedremo Bitcoin intorno a questi valori. Andiamo a chiederci questo perché, per rispondere al quesito poi di questo video, che era l'obiettivo del video, cioè se entro adesso faccio bene o faccio male, sono in ritardo, dobbiamo rispondere a questa domanda: Bitcoin quanta strada può fare ancora nel medio periodo? Poi nel lungo periodo, ragazzi, nessuno lo sa, lo sapete, però nel medio periodo, da qui a un paio di mesi, un mesetto, quanta strada può fare? I mercati delle cripto ci hanno spesso abituati, diciamo, ad essere estremamente volatili, quindi fare questo tipo di ragionamento trova sempre diciamo un po' di difficoltà. Prendetelo con le pinze, chiaramente, perché sono video di opinione, vi ho detto che questo è un video fresco, è un video estivo fresco, però è interessante fare una serie di analisi. Adesso vediamo il grafico che vi volevo far vedere, questo che avete intravisto, il grafico della mia previsione che portava Bitcoin a 82.000 dollari, guardate qui, non l'ho neanche cambiata, la vedremo in un video a parte, quindi niente spoiler, ok? Allora, questo è il video, che il grafico settimanale che vi volevo fare vedere, sempre prezzi di Bitfinex. Guardate cosa ho fatto, ho messo su i Fibonacci, che io non uso mai se non esclusivamente per analisi di tipo alternativa come quella di questo video, perché io faccio preferisco usare la ciclica più precisa, ma ed è più utile, diciamo, perché serve a prevedere il tempo, che poi è esattamente quello che ci serve in più, è l'informazione in più che dobbiamo avere. Però nei livelli di Fibonacci è importante vedere dei livelli di resistenza e dei livelli di target, perché comunque sappiamo che i mercati delle cripto sono estremamente emotivi, quindi il principio riflessivo, che poi è la base dei movimenti sui Fibonacci, è forte sui mercati delle cripto, e quindi potrebbe essere effettivamente un'analisi interessante anche da guardare. Andiamo a vedere questo tipo di trend. Intanto lo vedete qui, il canale è essenzialmente questo, ragazzi, quindi ci sono particolari deviazioni da questo trend ascendente di Bitcoin. Sta facendo questo suo diciamo percorso, quello che vedete qui ovviamente è una scala logaritmica, quindi dovete prenderla con le pinze, ragazzi, perché non è un trend su scala lineare. Comunque in linea di massima sta facendo questa salita. Dove può arrivare? Se io entro qui a 8.000 dollari, che cosa mi posso aspettare nel breve, fra un mese e due mesi? Dove possiamo arrivare? Allora, intanto il primo livello di resistenza, ragazzi, che poi, come sempre, i Fibonacci, vedete, lasciano il tempo che trovano, perché il livello di resistenza sarebbe intorno ai 9.500, cioè il 0.382 di Fibonacci non l'ha toccato, ha fatto 900, quindi non c'entra proprio nulla, è proprio distante, e poi insomma è ritornato giù. In sostanza, però, prendiamoli come buoni, come fasce di prezzo, li prendiamo come fasce di prezzo e diciamo: ok, questa è una fascia di prezzo che fa da prima resistenza, perché è il 38,2 di Fibonacci, quindi quest'area qui 9.000 è qualcosa. L'altra, quindi sono le due più importanti, in sostanza sono fra lo 0,5 e lo 0,61 e 8, quindi il famoso numero aureo, quindi sono qui ragazzi, ok? Questa fascia, tutta questa fascia di prezzo
di Bitcoin, se anche diciamo dovesse riprendere un trend rialzista imponente, quindi molto importante, funge però da fascia, ho fatto un danno, vediamo un po', ok, funge da fascia di resistenza, vedete, questa qui, questa qui. Quindi questa fascia di resistenza, a questo punto, a quanto dista? Perché il problema del prezzo è questo. Allora, se il mercato va in queste, diciamo, in questa fascia di resistenza e ipotizziamo che difficilmente la supererà nei prossimi mesi, vi ricordate i target che vi avevo dato nel famoso webinar come gestire la fase di rialzo di Bitcoin? Vi avevo dato i target 9.000-10.000, più o meno intorno esattamente a questo 0,50 di Fibonacci. Se il mercato torna, diciamo, a fare dei mini trend, probabilmente lo vedremo fare questo. Vedete, ragazzi, quindi cincischiare intorno a questa fascia di prezzo che dovrebbe mantenersi poi anche per un po' di tempo. Quindi qua siamo già a ottobre-dicembre, ipotizzando una fase comunque positiva, potremmo attenderci questo tipo di target. A questo punto dobbiamo chiederci un ingresso intorno agli 8.500, voi considerate che se andate a comprare un mercato che sta scendendo in questa fase, quindi un pullback si potrebbe anche fare intorno ai 7.200, ma dovete stare attenti perché a quel punto dovete essere molto bravi come trader a mettere lo stop e quant'altro. Però se fate invece un ingresso sulla forza più o meno ai 9.000, 8.600 come l'ultimo ingresso che abbiamo fatto noi, dovete capire che probabilmente il mercato potrà arrivare intorno ai 10.000 e qualcosa, poi voi per uscire da questa posizione, ipotizzando che è un'uscita ai massimi, cosa impossibile da fare per i traders, e lo dico sempre, non cercate i massimi per uscire, uscirete probabilmente intorno ai 10.000. Quindi la fetta, ragazzi, sono più o meno questi 1.500 dollari di oscillazione. 1.500 dollari per Bitcoin non sono tanti, insomma dovete considerare questa cosa, cioè non un possibile up di 1.500 dollari, badate bene, una possibile fetta di torta che il trader può prendere se non è entrato prima. Quindi se entrate qui, voi dovete considerare che probabilmente nei prossimi mesi difficilmente avrete un gain, se siete anche bravi, superiori a questo tipo di rialzo. Quindi non vi aspettate probabilmente dei raddoppi di prezzo. Sicuramente può avvenire perché il mercato, ragazzi, ci ha abituato a tutto. Io ovviamente sono long su Bitcoin, non significa che qui dovete fare short, poi non do consigli finanziari. Però nel momento in cui fate questo tipo di operatività, magari abbassate un po' le vostre aspettative, perché altrimenti magari iniziate a fare degli errori di trading, perché probabilmente la fascia tra i 9.000 e gli 11.000 sarà forte, è una fascia di difficile gestione, quindi il mercato potrebbe posizionarsi qui in mezzo, almeno secondo questa analisi alternativa di Fibonacci, che però più o meno, ragazzi, coincide in questo caso anche con delle analisi di prezzo abbastanza rilevanti. Questo è quello che si ci può attendere nell'immediato futuro, quindi parliamo di magari quest'estate, quello che potrà accadere. Se invece i mercati andranno male, insomma, potrebbero, diciamo, virare in questa zona qui dove il grandissimo supporto rimane quello dei 6.000 dollari intorno, diciamo, a più o meno i 6.000 dollari, che è più o meno qui, ragazzi, ok? Però lo vedremo poi nelle varie analisi, tanto noi ci stiamo sempre sopra al mercato. Questo era per dirvi, se qualcuno di voi non è ancora entrato su Bitcoin, quanta fetta di torta, se tutto va bene, potete riuscire a prendere, ok? Purtroppo gli ingressi vanno gestiti anche in tempo, ragazzi, però tutto sommato poi magari nel medio termine, fra un anno, potremo trovare Bitcoin chissà dove. Ecco, quello non lo sa nessuno, ok? Io vi ho detto più o meno delle logiche da qui alle prossime settimane, un mese, 2 mesi. Bene, io vi auguro un buon weekend caldissimo, noi ci vediamo lunedì con il video analisi ciclico di tutti i mercati. Io vi saluto, vi ringrazio e vado a buttarmi al mare, forse. Ciao a tutti!